L'azione di Passione Rossa qui a Sulmona è sempre un momento molto entusiasmante per voi, sicuramente. Bello, perché noi a Sulmona l'anno scorso ci abbiamo lasciato il cuore, ci eravamo detti di tornare, così è stato fatto con 60 macchine, quindi credo che i presupposti ci sono per dimostrare quanta passione abbiamo per Sulmona, e vedo che molti abitanti hanno, anzi tutti, hanno la passione per noi, e quindi questa è la cosa più bella. Cosa costa oggi una Ferrari? Fatica, sacrificio e tanto sudore. Ed economicamente parlando? Fatica, sacrificio e tanto sudore. Quest'anno abbinamento della Passione Rossa con Francesco Baracca, il grande aviatore, ed è lui l'inventore poi del cavallino rampante. Che significato dare a questo abbinamento? Beh, questo è l'anno in cui Baracca aveva compiuto la prima vittoria nei cieli durante la prima guerra mondiale, sono passati 100 anni, e quindi perché non fare gli auguri in questa splendida cittadina. Associazione Giostra Cavalleresca, quest'anno abbinamento della festa dei fuochi della Giostra Cavalleresca con la Passione Rossa. Esatto, quest'anno è veramente un evento eccezionale, perché unire Ferrari, Rosso Ferrari con Rosso Fuochi, secondo me è stato un abbinamento veramente indovinato. Questo era un vecchio pensiero di un caro amico che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, che ha sempre sperato di fare qualcosa di insieme, in sinergia con il club Ferrari, proprio per cercare di portare la nostra manifestazione a livello nazionale ed internazionale e farla conoscere sempre di più. E questa credo che sia un'occasione veramente bellissima per la città, e una bellissima anche per noi, perché ci porterà veramente in giro per l'Italia, sperando di lasciare un bel ricordo non solo come associazione ma anche come città. È soddisfatto di questa seconda? Soddisfattissimo. È soddisfatto perché quest'anno, con le novità che abbiamo messo dentro, è risultato una manifestazione vincente. L'abbinamento fra Giostra Cavalleresca e Ferrari Club è stato vincente, e poi il concorso Ginaldi che abbiamo fatto partire fra le scuole è risultato vincente, perché vedere questi lavori che hanno fatto questi bambini, risvegliare la memoria di un pilota sulmonese dimenticato, e non mi stava bene, non mi calava. Così invece sono contento, perché oggi si parla di Ginaldi.